Buongiorno, miei piccoli orsetti gomosi, e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Sonia e questo è il mio canale, Sonichan. Per oggi andremo a fare una cosa davvero stupenda, ed infatti andremo nella casa delle farfalle. Avete capito bene? Qui a Palermo, nella mia città, hanno creato un posto in cui ci sono soltanto delle farfalle che svolazzano libere qui e lì. E ovviamente non potevo farmi sfuggire l'occasione di portarvi con me. Quindi mi raccomando, se volete seguire tutte le mie prossime avventure, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutti i miei video. Intanto sbrighiamoci, perché davvero io non sto più nella pelle. E in tutto questo non andrò da sola. Ed infatti con me, indovinate un po' chi ci sarà? Il vichingo! Chi aveva indovinato? Beh, immagino tanti. Adesso sì che siamo pronti. Andiamo! Certo, non posso uscire così. Fa ancora un po' freddino, quindi in realtà mi servirà anche una giacchettina. Eccola qua! La mettiamo... La stavo mettendo al contrario, genio. È tutta sgualcita, ma voi non ci fate caso. Cioè, io non capisco perché bisogna stirare e quindi perdere del tempo prezioso della vita per fare questa cosa inutile. Quindi ditelo anche voi alle vostre mamme: mamma, non si stira più. Deve diventare socialmente accettabile andare in giro con i vestiti sgualciti. Io sono davvero pronta. Ho portato anche un cappellino nel caso in cui ci dovesse essere troppo sole. Andiamo! Ed eccoci arrivati a Palazzo Riso, un museo di arte contemporanea che ospita questa esposizione di farfalle. Non vedo l'ora di entrare, quindi andiamo! Andiamo al Palazzo del Riso e speriamo che mi diano del riso, che c'ho fame, eh! Aha, quanto riso! Ho riso. Ragazzi, non so come reagire a Vito, perché in realtà a Vito fanno schifo un po' tutti gli insettini, quindi chissà come reagirà con le farfalline. Sono gli insettini, quelli piccoli che pungono, che odio proprio, non li posso vedere. Vedremo appena una farfalla ti si poserà di sopra. Sicuramente di quanto sono bello, la farfalla subito. Wow, che carino, ragazzi, sembra un luogo incantato. Guardate, già c'è una prima farfalla, è enorme. Ma guardate questa qui, che bella, è tutta bianca! Questa qui è gigantesca! Guardate, cioè, questo è il mio dito e questa è la farfalla, è davvero grande! Hai una farfalla di sopra, fermo! Ce l'ho qui dietro, guardate! Te l'ho detto io che sono bella e la farfalla si posava da sola! Cioè, lei sperava che la farfalla si appoggiasse su di lei, in realtà si è appoggiata su di me! Ma se n'è andata? No, è ancora qui, ragazzi, guardate, ci sta proprio bene! Non posso vederla, sono esposta! Aspetta, l'ho presa, vieni qua! Oh, è volata via! No, ce l'è qui, guarda, l'ho presa! Non se ne vuole andare, mi vuole baciare! No, farfalla, senti, questo bacetto romantico, evitiamolo! Oddio, che stanno spruzzando l'acqua! Sì, ci vaporizzano un po' per creare un ambiente ideale per le farfalle, non per Vito che già sta sudando. Ragazzi, tutto. Siamo all'interno di una serra, io lo farei vedere, Sonia. Sì, c'è caldissimo. Quella farfalla si è innamorata di Vito. Ha preso il domicilio qua, ragazzi. Allora, ragazzi, vediamo la nostra Sonia che prova a far avvicinare le farfalle su di lei, ma in realtà non gli danno. Non ci vogliono stare. Esatto. Ragazzi, ma voi lo sapete che le farfalle sono delicatissime. Se tocchiamo le ali, poi muoiono. Quindi è bene non toccarle, sennò non possono più volare. Guardate che bella posta. Ha dei colori stupendi. Guardate, ragazzi, che meraviglia. Guardate come svolazza. Mamma mia, ce ne sono un sacco. Cioè, ma sono bellissime. Guardate come muovono freneticamente le ali. Davvero, dovreste smettere di bere caffè. Siete un po' troppo nervose voi, eh? Ragazzi, guardate questa qui, fa quasi paura. È davvero gigante. Mamma mia, che è? La farfalla Corvus spedularus. La nostra Sonia prova nuovamente un approccio con la farfallina gialla. Guardate che carina, sta cercando di prendere il polline. Ma dai, guardami, io sono gialla come il polline. Sali, sì. Qui. Sono troppo grandi. Ragazzi, sembrano elicotteri. Sentite, esatto, il loro battito delle ali vicino. Qui invece potete trovare tutti i tipi di farfalla con nome e immagine. Ce ne sono un sacco con dei nomi stranissimi. Per esempio, questa ha un'idea. Idea Leuconoe. Graphium Agamemnum. Cosa sono, degli incantesimi di Harry Potter? Guardate questa, aspetta. Atrofera Semperi. Guarda questa. Bella. Wow, questa è grandissima pure, ragazzi, hanno dei colori fantastici. Allora, Sonia, non ho capito una cosa, ma qua mi ci posso fare il bagno io? Cioè, come funziona? Sì, saranno tipo le cascate del Niagara per le farfalle. Esatto. Ragazzi, guardate, sembra un paradiso, è davvero stupendo. Ci sono tutte le farfalline che svolazzano in cielo, bellissimo. La nostra Sonia prova un approccio con le farfalle che non danno conto a lei. Io immaginavo che queste fette di arancia fossero per me.
me. In realtà invece ci mangiano le farfalle. Guardatela lì. Vorresti mangiare questa banana marcia? Però guardate come sta davvero bevendo tutto il succo d'arancia. Le piace? Vito ci spiegherà il ciclo delle farfalle. Allora ragazzi, è molto semplice. Tutto parte dall'essere uovo, poi da uovo si diventa bruco. La fase in cui sono bruco dura qualche mese, poi quando diventano delle farfalle vere e proprie, in genere vivono dai 10 ai 20 giorni, cioè pochissimo per noi, ma per loro effettivamente è un'eternità. Pensa alle mosche che vivono solo un giorno. Povere mosche, il tempo di fare la cacca sulle mie mani. Ma che mosche hai incontrato tu? Qui ci sono tutti i vaghi con le farfalle pronte a nascere. Quindi prima stanno là dentro, in questa cosina verde, poi si trasformano piano piano in farfalle, come vedete proprio qui, vedete? Da verde diventano così, marroncine, e poi diventano farfalline. Guardate qua. Questa è appena nata! Cioè, ragazzi, non ho capito perché le farfalle iniziano ad essere prima uovo, poi diventano bruco, da bruco si diventa bozzolo e poi banane! Effettivamente quelle sembrano davvero delle banane! Ma perché? Guardate come mangia questa farfalla, è proprio impazzita! Vediamo se la riusciamo a tenere su un dito, è troppo presa dalla fame. L'ho presa! Guardate sulla mia mano! Beh, no, vuole rimanere a mangiare. Vediamo se riesce ad aprire le ali. Forza, apri le ali! Le è bellissime! È proprio blu! Wow, è stupenda! Ragazzi, guardate Sonia che è riuscita, esatto, a farsi passare nella mano la farfalla blu. Cioè che poi deve aprire le ali. Fai vedere le ali. Apri le ali, Gea, dai. Dai, bellissima. Wow, si sta proprio pavoneggiando e mi guarda in maniera strana, ragazzi. No, papà. Cioè, guardate che fiera e contenta. Sono troppo contenta. Ragazzi, non mi capiterà mai più una cosa del genere in vita mia. E guardate, non si vuole proprio muovere. Cioè, ha deciso di mettere tenda qui. Me la porta a casa, ciao. Vai, posa qua che non è tuo. E tra tutte queste belle farfalle poi c'è lei. Ma che ci fai tu qui, moschicina? Non è questo il tuo posto, è solo per le farfalle. È un club esclusivo per farfalle, via, via. Siamo appena entrati nella casa degli insetti. Adesso qui in queste teche dovremmo trovare degli insetti. Anche se io qui non vedo proprio niente. Cioè, io sinceramente non vedo niente di anomalo. Oddio, Sonia, guarda qua. Ma cos'è? Sembra una fagiolina gigante. Ma che è una mantide religiosa. Oh, questa è super pericolosa per gli altri insetti. Ragazzi, ah, eccola lì, Sonia, guarda. È stampata lì. Terribile, ragazzi, si chiama Diaperodes gigantea, insetto stecco. Guarda qui. È quello di A Bug's Life, quello che diventa tutto stecco. Sì. Che simpatico. Che in realtà lo fanno sembrare simpatico, ma poi nella vita reale mi sa che gli altri insetti... È un serial killer. Sì, 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 hanno proprio paura. Ragazzi, guardate che faccia Vito, perché ha visto qualcosa che l'ha terrorizzata a morte. Non è che mi ha terrorizzato, allora ci tenevo a chiarire il dubbio. Non è che mi fanno paura, mi fanno semplicemente schifo, proprio senso di vomito. Guardate qui, ragazzi. Vedete queste blatte gigantesche? Fanno super impressione. Sì, guarda, qui si possono vedere meglio. In realtà si chiama blatta fischiante del Madagascar, perché questa quando ti sale sopra comincia a fischiare, capito? E cos'è? Un uccellino? Che cavolo ne so, qua lo dice, fischiante, immagino che fischia. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno. Guardate questo qui che tenta la scalata della teca, cioè guardate quanto ne ha ancora. Cioè, sembra una foglia, guarda, è una foglia con le zampe. È stranissimo. Ciao casa delle farfalle, sei un posto davvero meraviglioso e incantevole. Ciao farfalline, ciao. È stato davvero bello vedervi. E se anche voi orsetti la pensate come me, mi raccomando, spallicate a più non posso. Stiamo uscendo da questo mondo super fatato, anzi farfallato, perché davvero stiamo soffocando di caldo, perché qui sto è una serra. Sto soffocando di caldo, tu sì, stai bene. E infatti, per evitare di sentirlo lamentare, stiamo uscendo. Andiamoci a prendere un gelato, ti prego. Offri tu. Ok. Allora ci sto. Io sono davvero super elettrizzata, mentre guardate Vito. È proprio un vecchiarello, si è seduto. Non è che sono un vecchiarello, sono stanco, Sonia. Ma stanco di che? Abbiamo visto quattro farfalline. Quattro farfalline erano
un centinaio. Bene, orsetti, spero che questo video di oggi vi sia piaciuto. Se così è, che cosa devo fare? Giampettate come gli orsetti! E distruggiamo di like questo video. L'hashtag di oggi ovviamente sarà Casa delle Farfalle, perché è stato questo posto meraviglioso in cui siamo stati. Anzi, se venite a Palermo, fateci una capatina. Ragazzi, purtroppo, anzi per fortuna, la videocamera si è scaricata proprio alla fine. Ma io ci tenevo comunque a salutare tre di voi. Quindi per oggi volevo salutare Unicorno Giallo, Chiara Tozzi e Maria. Ciao orsettine! Ma vi sono piaciute queste farfalle? Intanto noi ci salutiamo e ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!